Oggi zuppa di carciofi e patate, buonissima! Iniziamo dalla pulizia dei carciofi. Oggi vi insegno un trucco, invece che acqua acidulata, acqua e farina. Se sono belli, utilizzate anche un pezzo di gambo. Togliamo la parte dura più esterna. Togliamo le bratte, quelle più dure, esterne. Tagliamo via la parte con le spine, poi tagliamo a metà, togliamo la barba interna e tagliamo a fettine sottili. In acqua e farina non si ossidano e perdono l'amaro. E anche il gambo lo tagliamo a tocchetti e li lasciamo un po' a bagno. Puliamo il porro, vado a lavarlo. Affettiamo fettine sottili. Potete usare anche una cipolla se non avete il porro. In una casseruola, olio, porro. Facciamo passire il porro. Prendiamo i carciofi e facciamo rosolare. Nel frattempo sbucciamo e laviamo le patate. Tagliamo la patata a dadini. Quando i carciofi sono morbidi, uniamo le patate. Mescoliamo. Facciamo insaporire 2 minuti. Poi copriamo con il brodo vegetale caldo. E lasciamo cuocere a fuoco basso fino a che le patate non sono morbide. Nel frattempo tritiamo il prezzemolo grossolanamente. Metà cottura aggiustate di sale. La minestra è pronta quando le patate sono morbide. Ci siamo, le verdure sono pronte. Le nostre verdure sono pronte, aggiungiamo il prezzemolo. Mescoliamo. Una zuppa ricca di verdure, fumante, calda, avvolgente. Provatela perché è davvero squisita.